Questo era l'olivastro di Cugliari nel 2018, una pianta millenaria con un fusto di oltre 10 metri di circonferenza, un vero monumento vegetale. Ora è stato distrutto dal fuoco, perduto per sempre nel rogo della Sardegna. Gli incendi nell'isola non sono una novità, anzi hanno una ricorrenza costante. La statistica ci dice che in Sardegna il 57% degli incendi sono causati dall'uomo, il 14% per pratiche agricole, il 2% hanno cause naturali, mentre per il 27% dei casi non è stato possibile individuare la causa. Ma negli incendi boschivi, nel 41% dei casi, il punto di innesco, il luogo da cui partono le fiamme, è all'interno delle foreste. Gli incendi producono grandi danni all'agricoltura, all'allevamento, all'ambiente in generale, ma contemporaneamente producono grandi guadagni e più si interviene in ritardo, più costa spengere le fiamme. L'intervento di un elicottero per mezz'ora non è paragonabile al costo dell'intervento di 10 Canadair per diverse ore e dopo le fiamme bisogna rimboscare, un'operazione che costa dai 15 ai 30.000 euro per ettaro. Quindi la prevenzione è fondamentale, individuare i focolai iniziali è cruciale per un intervento rapido. Telecamere, sensori termici, torri di osservazione sono tutte tecnologie disponibili e di facile installazione, se si vogliono ridurre le fiamme e le spese per estinguerle.